Salve a tutti, non mi presento, chi mi conosce mi riconoscerà dalla voce. Ho deciso di preparare dei video per porre un po' di rimedio per quanto è possibile a questa situazione che si è venuta a creare. Bene, inizierò seguendo il syllabus, poi farò altri video magari seguendo il sample test e altri video ancora rispondendo alle vostre richieste. Quindi chiunque riceverà questo primo video potrà chiedermi una breve lezione, considerate che farò lezioni piccole, quindi per evitare di tediare, di essere noioso, insomma, ecco, quindi lezioni massimo di 10 minuti, vorrei fare dei video di 10 minuti, per qualsiasi cosa voi voleste chiedermi, insomma, ecco. Non baserò al fatto che ci siano delle imprecisioni sul video, non devono essere dei video perfetti, faccio finta semplicemente di essere in laboratorio e di fare delle lezioni come ho sempre fatto. Mancherà la parte più importante che è l'interazione tra me e voi, però possiamo sopperire a questo tramite gruppo WhatsApp, potete farmi tutte le richieste che volete e io preparerò dei brevi video per rispondere alle vostre domande. Bene, inizio io dal primo punto, che è quello che chiede di aprire un programma di foglio elettronico e di aprire e chiudere dei fogli elettronici. Intanto ci tengo a dire subito che per foglio elettronico si intende lo spreadsheet, si intende Excel. Ecco, da non confondere con i fogli che poi vedremo più avanti. Quindi adesso io ho già aperto Excel. Qualcuno mi dirà: ma come fare per aprire Excel? Ci sono più modi. Uno è quello di portare il puntatore sul pulsante di Windows per aprire il menu avvio di Windows e poi andare a cercare Excel. Lo potete trovare o sotto la lettera E, per aggiungere la E faccio clic su una lettera qualsiasi e poi digito E. E quindi trovo Excel, eccolo qui. In altri computer potreste trovarlo sotto la lettera M, M come Microsoft. Ecco, in questo caso io non ce l'ho sotto Microsoft, ma chi non lo trovasse sotto la E lo può cercare sotto la lettera M. Ritorno sulla E e apro Excel. Ecco, aperto Excel, quindi lo spreadsheet, il foglio elettronico, ecco, mi si pone davanti la possibilità di crearne uno vuoto. Iniziamo da qui. Ne creiamo uno vuoto facendo clic su questa icona. Basta un doppio clic. Bene, forse anche un solo clic, lo vedremo tra poco. Bene, questo è il foglio elettronico, lo spreadsheet, da non confondere con questi che vedete qui in basso, queste linguette, che sono dei fogli di lavoro. Ecco, il foglio elettronico è costituito da più fogli di lavoro raccolti in un'unica cartella. Il nome di default della cartella è cartella 1. Dal momento che poi daremo un nome, salveremo il file, daremo un nome diverso, avrà il nome che desidererete voi dargli. Si possono aprire i fogli elettronici chiaramente da file, oltre che individuandoli direttamente nella cartella dove essi sono contenuti. Vediamo tutti e due modi. Il primo modo è quello di andare su File, quindi poi Apri. Da Apri scegliamo il foglio elettronico che desideriamo, la cartella che desideriamo. Ecco, per esempio cartella 1, questo è stato lasciato un nome così generico e dice poco. Qui c'è un'altra cartella che si chiama una sola cella. Ecco, per indicare che va inserito un solo dato per ogni cella, un documento che è stato, una cartella che è stata creata ieri, oppure posso scegliere, oltre che tra i documenti recenti, individuando la cartella dove so che il file è posizionato. Vado su foglia, da sfoglia, documenti, so che i documenti di Excel sono contenuti in una cartella denominata documenti Excel, individuo la cartella documenti Excel, doppio clic e quindi poi scelgo per esempio un file, in questo caso ce n'è uno solo, quindi scelgo l'unico file contenuto dentro e lo apro. Bene, un altro modo per aprire lo stesso file sarebbe stato, adesso lo chiudo, chiudo anche Excel, non salvo alcuna modifica. È quello di aprire Esplora risorse, ecco, in basso sulla barra di applicazione trovate Esplora risorse e individuare il file. Ecco, già io ho la cartella aperta, se non fosse stata aperta, ecco, semplicemente la individuo da documenti e poi documenti Excel. Se non riesco a individuarla velocemente, digito semplicemente la lettera D fino a che non trovo la cartella desiderata.
Quindi invio, ho doppio clic e poi doppio clic o invio per aprire il file. Ecco, una cosa importante è sapere che si possono aprire anche due documenti contemporaneamente usando il tasto CTRL se lo faccio da file. Vediamo prima questo, quindi facciamo file, apri, sfoglia. Devo individuare due documenti di Excel, vediamo se ce l'ho per caso, qui ce n'ho uno solo. Ora faccio una cosa, prendo questo documento, lo posso spostare anche all'interno della finestra di dialogo Apri, dentro alla cartella documenti Excel. Ecco qui, lo trascino semplicemente qui dentro, lo sto spostando. Se volessi copiarlo basterebbe tenere premuto il tasto CTRL. Bene, lascio il documento dentro a documenti Excel, così che adesso io possa aprire due documenti contemporaneamente. Quindi abbiamo detto si va sul file, poi su sfoglia e poi seleziona entrambi i documenti col tasto CTRL, per esempio, o in altri modi che conoscete. Quindi faccio clic su apri. Così facendo apro due documenti contemporaneamente. Lo posso verificare dalla barra delle applicazioni che ho due documenti aperti, in questo caso due cartelle, due fogli elettronici. Lo ripeto da non confondere con questi fogli che stanno in basso, che sono fogli di lavoro contenuti nella cartella, in questo caso denominata primo caso di risparmio. Ecco. Bene, aggiungo l'ultima cosa, poi chiudo il video perché sennò tende a diventare troppo lungo e magari anche noioso da seguire. Qual è l'altro modo per aprire due file di Excel, quindi due cartelle di Excel contemporaneamente? È quello di individuarli, per esempio individuiamo quei due file dentro la cartella documenti Excel, che si trovano nella cartella documenti, li seleziono entrambi, per esempio, cioè che sono adiacenti anche col tasto Shift, non necessariamente col tasto CTRL, e per aprirli basta premere il tasto invio. Ecco, si apriranno così tutti e due i documenti contemporaneamente. Ecco. Bene, ce l'abbiamo tutti e due aperti. Vi ricordo che per passare l'uno all'altro basta usare la barra delle applicazioni o altri metodi che vedremo in seguito. Bene, io concluderei qui perché mi sembra che il punto del syllabus sia stato pienamente soddisfatto. Il primo, aprire e chiudere un programma di foglio elettronico, l'abbiamo visto, aprire e chiudere dei documenti elettronici. Non ho fatto vedere come si chiude, forse l'ho fatto velocemente. Comunque, per chiudere un documento basta un clic sul pulsante di chiusura all'estremità destra della barra del titolo, quindi faccio un clic e il documento, in questo caso la cartella, lo spreadsheet, il foglio elettronico è stato chiuso. Siccome erano due, me ne rimane aperto un altro, posso chiudere quest'altro facendo clic sempre sulla medesima icona. Ecco fatto. Bene, chiudo la registrazione. Sono riuscito a fare tutto entro 8 minuti. Bene. Non dico altro per adesso, ci rivediamo, no, non mi faccio vedere, non è importante che mi vediate, anche se nella realtà sappiamo bene tutti quanto può essere importante vedere l'insegnante in faccia, vedere l'espressione di chi parla e anche per me vedere l'espressione di chi ascolta, però ahimè adesso ci arrangiamo in qualche modo in questo modo. Quindi attendo cortesemente da parte vostra, questo video lo pubblicherò su WhatsApp, forse anche su YouTube, però insomma la cosa più importante mi interessa per adesso pubblicarlo sul gruppo, così da dare modo a tutti gli iscritti, a chi volesse, chiaramente di seguire queste brevi lezioni e di sopperire in un certo qual modo alle mancate lezioni di presenza. Ho provveduto a rimandare le sessioni di esame, la prima sessione d'esame utile è dopo Pasqua, poi vi comunicherò esattamente il giorno, non me lo ricordo adesso, e quindi chi riuscisse a preparare, magari grazie a queste lezioni, non solo, grazie anche a tutti gli altri strumenti che ben conoscete, l'esame può provare a darlo comunque dopo Pasqua, magari dopo qualche lezione anche di presenza. Bene, quindi attendo, come ripeto, che mi inviate delle richieste specifiche su degli argomenti, su delle cose di Excel che volete conoscere meglio, insomma, ecco. A presto, buona giornata a tutti e incrociamo le dita perché tutto questo finisca presto.